Questa tenda ha una funzione, diciamo, preventiva, se vogliamo, di fare un filtro per tutti coloro che hanno infezioni delle vie respiratorie, quindi dico tosse, febbre, raffreddore, e che magari hanno avuto anche un link epidemiologico, quindi un contatto con situazioni di territorio, di zone rosse, per evitare che arrivino direttamente al pronto soccorso. Anche ad Arezzo è stata installata la tenda all'ingresso del pronto soccorso per i casi sospetti di coronavirus. Si tratta di una struttura della Protezione Civile che avrà la funzione di filtraggio, chiamato tecnicamente pre-triage. Il paziente viene preso in carico sin dal momento in cui si presenta fuori dal pronto soccorso e viene guidato in due percorsi distinti, in maniera tale che non ci sia commistione tra l'uno e l'altro. Qui vengono stoppati, fermati, non entrano dentro, vengono triagiate dalle infermiere, vengono messi nella seconda tenda a fare il tampone. In attesa del tampone trasporteremo in malattie infettive, in OBI malattie infettive. Se il tampone è positivo sono già in malattie infettive e restano lì, se il tampone è negativo vanno a casa e continua la sorveglianza a casa. Noi abbiamo deciso di ottimizzare la cosa e farne uno soltanto, faringeo e poi nasale. È sostanzialmente che andiamo a pescare? Andiamo a pescare le secrezioni faringee a livello del naso, dove il virus nella maggior parte dei casi soggiorna. Le indicazioni per fare il tampone sono pazienti che sono sostanzialmente che hanno viaggiato, che sono stati in zone cosiddette rosse, quindi quelle quarantenate, e che hanno dei sintomi, oppure i contatti stretti di persone che appunto a cui è stato diagnosticato il coronavirus. Ad oggi, diciamo, il laboratorio di virologia ci garantisce risposte in 5-6 ore. È ovvio che mi aspetto che ci sarà un incremento di richieste dei tamponi, per cui probabilmente le risposte si dilazioneranno un po'. La misura era stata disposta dalla task force regionale, che aveva messo a disposizione il materiale della Protezione Civile per tutti gli ospedali che ne avessero fatto richiesta. Questo è un percorso che serve a tenere in sicurezza i nostri cittadini, cioè non è una cosa scenografica e basta, ma è per tutelare l'ospedale, perché se no si ammalano i pazienti, ma soprattutto i medici e infermieri, diventa un problema, ma soprattutto per tutelare le persone e fargli vedere che in tempo di pace ci si può organizzare in attesa della guerra. L'appello resta comunque quello, in caso di sintomi assimilabili a quelli del coronavirus, di non andare direttamente al pronto soccorso, ma chiamare il medico di famiglia o i numeri verdi istituiti da Regione Toscana e Governo. Se il medico di medicina generale, contattato telefonicamente dal paziente, dovesse ritenere necessario il ricovero, chiamerà, contatterà il 118 e il paziente sarà preso in carico dall'equipe del 118, evidentemente opportunamente protetta e addestrata per prendere in carico questi pazienti. Questo allarmismo è giustificato? Direi di no. L'influenza crea, diciamo, dei danni ancora più importanti, con milioni di persone malate e centinaia di persone morte. È ovvio che la situazione inizialmente in Cina e la situazione che abbiamo avuto recentemente nel nord dell'Italia fa sì che l'attenzione sia focalizzata su questo problema, e quindi dobbiamo adottare tutte quelle precauzioni e raccomandazioni che cercheranno di contenere il fenomeno.